Siamo con il senatore del PD Daniele Bosone che ci ragguaglia sui due provvedimenti attualmente in discussione tra Camera e Senato che alzerebbero l'età pensionabile per i medici in corsia fino a 70 anni. La norma del Senato è stata approvata e cerca di mettere ordine proprio in una materia che è stata oggetto di diversi interventi legislativi molto confusi e contraddittori. Diciamo, la norma che abbiamo approvato al Senato è quella più flessibile, che mette un punto fisso, cioè si va in pensione, i medici vanno in pensione a 65 anni, ma se stanno dentro i 40 anni di contribuzione e se lo vogliono possono rimanere fino a 70. Quindi si sana una diversità che esiste fra medici ospedalieri e universitari e addirittura fra dirigenti ospedalieri normali e primari, cosa assolutamente ingiusta, perché i medici penso abbiano tutti gli stessi diritti, prestano lo stesso servizio, hanno gli stessi diritti, soprattutto dal punto di vista pensionistico. Quindi noi saniamo questa ingiustizia che c'era. D'altra parte rendiamo il sistema pensionistico molto flessibile. Teniamo presente che molti medici entrano in carriera lavorativa dopo i 30 anni. E quindi penso sia anche giusto permettere a un medico che magari entra in carriera lavorativa a 32, 33, addirittura 35 anni, permettergli se vuole di fare almeno 35 anni di lavoro netto e arrivare ai 70 anni. È quindi una norma che noi abbiamo provato, penso molto flessibile, e a questo punto però dovrebbe mettere la parola fine a questo annoso problema. In 6 anni, dal 2001 al 2007, i medici con più di 55 anni in corsia sono praticamente raddoppiati, mentre l'età media nello stesso periodo è cresciuta di 3 anni, da 47 a 50. Si va verso medici sempre più anziani in reparto, quindi? Ma questo deriva dal fatto anche appunto che rispetto alla generazione precedente, la mia, tanto per intenderci, ho 47 anni e sono entrato di ruolo a 35 anni. Prima si entrava molto prima, quindi l'età media in corsia era più bassa chiaramente. Si è andata alzando perché è più tardivo l'ingresso dei medici e l'ingresso dei medici di ruolo, questo è il dato di fatto. E per cui poi c'è un effetto di trascinamento che porta un innalzamento dell'età media. Teniamo presente che il medico che arriva a 60-65, magari nel momento di andare in pensione, è anche il momento migliore della sua formazione, della sua professionalità, che non va sprecata quindi. E cosa ne pensa delle proteste di regioni e università su questa norma? Ma le università non capisco di che cosa debbano lamentarsi e le regioni di fatto neanche, perché non è un aggiornamento tra l'altro del sistema pensionistico, ma semmai è un provvedimento virtuoso dal punto di vista economico. Per cui stabilizza semplicemente il percorso di lavoro per i medici ospedalieri e non fa nient'altro. Quindi non capisco qual è il merito delle proteste.